Sono molto felice. Allora, posso dire, Lorenza indovina, che io volevo intervistarti da quando al Nuovo Sacher nel 99 ho visto Un amore all'Arena Nuovo Sacher con te e Gifuni presenti e Nanni Moretti. Io rimasi folgorato da Un amore di Tavarelli, che era un film meraviglioso, è ancora un film meraviglioso. Sì, forse poco dire. Citato, secondo me fosse americano sarebbe uno di quei cult che... Invece è un no, film e poi bellissimo. L'ho visto di recente, Regge gli anni, c'è cioè un film che ancora lo che ancora vedi, vedi è invecchiato sì, benissimo, è invecchiato sì, anche io l'ho benissimo. Visto un paio d'anni fa, poi c'è quella canzone di Guccini, no? Ci sono tutti... No, ma poi era ispirata a... cioè aveva qualcosa delle storie d'amore di Tavarelli e c'erano delle volte che io leggevo quello che faceva questo personaggio e dicevo, ma Gianluca, ma dai, ma... cioè, ma questa... ma che è? Dico, non è possibile. E lui dice, guarda che a me mi è successo, mi ha scritto così. E quindi vieni smontata. Smontata. La scena del Live Aid. La poi scena del Live Aid. Ma scusa, ma la scena di quando vanno in spiaggia e lei gli dice, dopo un sacco di anni che lui l'ha trattata malissimo, gli dice, ma perché non sposi me? Mamma e si butta mia, quella in acqua è una straziante. Straziante. È ancora straziante, devo ripensandoci. Sì. Io ogni volta che sento Argentina di Guccini penso a Un amore di Tavarelli, quindi la potenza del cinema e anche il grande cinema italiano, perché a volte dicevamo spesso con alcuni ospiti qui all'Hot Corner che noi italiani abbiamo il difetto di dire sempre grande cinema americano. Ecco, è stato qui Paolo Pierobon, per esempio, sì, che era stato un Silvio Berlusconi di 1990. Sì, bravissimo. Ecco, diciamo, attore. Se fosse stato americano, grande, invece purtroppo noi italiani tendiamo un po' esterofili, o no? Sì, assolutamente sì, ma in tutto proprio, sì. Basta avere il nome straniero e già, come dire, l'attenzione cambia proprio, esatto. Anche se non sei niente, nessuno... Cioè tu ti chiami Lori Guess Who? Io mi volevo chiamare Lori Guess, però mi sembrava un po' di attrice porno. Sì, Lori Guess è diciamo vero, non Lori suona benissimo, sì, Lori Guess sembra... Sembra un po' una cosa... Esatto, esatto. Quindi esatto. Ho lasciato perdere, ho lasciato indovina. Senti Lorenzo, sei qui alla Mostra del Cinema di Venezia, sì. Perché? Diccelo. Allora, perché vengo premiata col premio Kineo per la mia interpretazione in Cosa sarà, dove interpreto l'ex moglie di Kim Rossi Stewart. Esatto, esatto. Che è? Che cosa sarà? Francesco Bruni, ricordiamo, poi regia viaggio iniziato, di Francesco Bruni. Iniziato la festa del cinema di Roma, poi, sì, no? Sì, diciamo iniziato la festa. Roma-Venezia. Sì, è stato un film sfortunato perché dopo la festa di Roma è uscito ed è riuscito a stare in sala solo un giorno perché poi per Covid come tanti è stato film tutto sfortunatissimi. Chiuso. È la storia vera di Francesco Bruni, che io prendo sempre in giro perché gli dico tu per interpretare se stesso hai scelto l'attore più bello che c'è esatto, in Italia. Esatto, questa è cosa... stato proprio modesto. Sì, e tu gli hai detto, ma che considerazione hai esattamente infatti, Francesco? Quello, gli ho detto. E lui diceva, oh, se devo fare, faccio la grande, giustamente. Grandissimo film, comunque. È un film molto bello, commovente, però anche divertente. Francesco Bruni con l'aereo privato che sta arrivando adesso. Ci sta lanciando fiori. Però anche molto divertente, cioè è un sì, film è vero. Che è una ha commedia delle qualità tipiche della prodolce. Commedia italiana, no? Sì, che, sì. Che quella è una... scritta bene. Esatto, esatto. Tra l'altro qualche mese fa su Hot Corner abbiamo celebrato i 25 anni di Ferie d'Agosto di Virzì, che era scritto da Francesco. Da Francesco, Bruni. Altro film bellissimo. Bellissimo, esatto. Ma poi noi abbiamo questa cosa, guardiamo avanti, però ogni tanto è bello sì, anche guardare indietro, assolutamente. No? Perché sennò si dimenticano delle cose che... Ma no, anzi, delle volte guardare indietro ti aiuta a rimanere ancorato negli esatto. ideali che esatto. hai, insomma, perché spesso delle volte si rischia di perdersi un po'. Soprattutto pochino. In questi tempi. Sì. Pensa che uno dei nomi più gettonati, non dico una bugia, di queste interviste con l'Hotcon è stato quello di Elio Petri. Vedi? Che è un grande dimenticato, cioè no, un grande, ma un grande dimenticato, perché cioè, Elio Petri ragazzi, è... Ma stiamo scherzando. Cioè basterebbe Indagine, L'operaio, Todo Modo... Indagine, secondo... Adesso lo sai che stanno... Credo che stiano preparando un remake su Indagine in Italia. Aiuto! Ecco, questa off camera, poi diciamo l'opinione, no, insomma, il remake no, no. di Indagine... Quello sono... è un capolavoro proprio... Lui era una cosa... Io non... E anche lì a parlare di modernità c'è una tensione in quel film che è una cosa... Ancora oggi è... No. E poi vabbè, Gianmaria Volontè. Prima no, è stato lui... qui Michele Riondino e parlavamo di Gianmaria Volontè. Gianmaria Volontè. E anche dell'etica però Gianmaria Volontè. Cioè il fatto di... Io ho fatto i complimenti a Michele Riondino perché lui si espone sempre molto. Cioè quello che anche ha fatto per Taranto, ha fatto delle cose anche a livello politico, dicendo la sua opinione. E dico che è bello anche esporsi, perché alla fine no, non è che uno è solo un attore, una faccia, cosa. Siamo prima di tutto dei cittadini
è giusto anche che se uno... Sì, io l'unico problema che ho è che penso che siamo in un mondo proprio di sovraesposizione generale, totale, capito? Totale. Anzi, dovremmo ritirarci tutti 3 anni e già la media sarebbe... No, e quindi, come dire, secondo me forse invece è il momento proprio di fare un attimo un passo indietro. Io ho visto un documentario fatto da Marco Spagnoletti, non mi ricordo, 2 anni fa. Che era sull'epoca di Vacanze Romane, così. E per esempio, in quell'epoca lì, gli attori dovevano rimanere chiusi in casa e dovevano uscire solo quando c'era l'evento. Cioè il produttore... Così crea il divismo. Così creavi il divismo, l'aspettativa. La famosa distanza. Bravo. Adesso invece è proprio una roba... No, adesso anzi che... con Instagram sugli stessi attori, nei social, comunque sugli stessi. Sì, quello è che sta diventando poi motivo poi di popolarità anche perché più follower... Insomma, esatto, secondo me è... Esatto, quella poi è una cosa roba che ci porterà a una deriva. Sì. Perché alla fine poi sta passando che l'idea uno, cioè se c'hai X follower allora va bene, se ce n'hai poi, cioè non è necessariamente sì, che un numero... di avere fa... X follower non vuol dire, no, che, vuol dire che c'è un merito, ecco. Adolf Hitler aveva milioni di persone dietro, insomma diciamo che non era proprio bravo. Senti Lorenza, qual è la tua attrice di riferimento? Guarda, sono molto contenta perché la incontrerò stasera ed è la Coleman. Grande, Olivia Colman. Olivia Colman. Mamma. La amo alla follia. Secondo me è un'attrice strepitosa. È un'attrice strepitosa che ha fatto un percorso incredibile anche lei, partendo poi da ruoli piccolissimi. Understatement, anche lei, che come dire, The Father secondo me era straordinaria. Lei fece anche una serie inglese vent'anni sì, fa. No, ma anche per tanto tempo sì. Lei è bravissima, un'attrice proprio. Poi vabbè, Kate Winslet, senza parlare della, come si chiama, la moglie di Cohen, Frances McDormand. Però devo dire, lei, sono molto emozionata di incontrarla stasera perché riceverà anche lei il Quineo. Senti, l'ultima domanda è: domani di partire per l'isola deserta, che film porti in valigia? Allora, parlando di cose così, ti devo dire I tre nel mille di Franco Indovina, che è mio padre. Ah. Che consiglio a tutti di rivedere perché è un capolavoro. Allora, ma incuriosito, perché non l'ho visto, vado a rivedere. Guarda, ci sono su YouTube, perché quel film lì è stata una produzione televisiva e poi è diventato anche un film, quindi si trovano su YouTube, credo, le puntate della versione televisiva. Ah. E gli attori erano Carmelo Bene, Franco Dettori, Giancarlo Dettori e Franco Parenti. Mappa. Ma era una così, roba che Ingmar Bergman ha detto il film sul Medioevo, che sembra quasi un documentario. Ma è una roba, guarda, vedrai, vedilo. Ma incuriosito. Vedetelo. È bellissimo. Lorenza indovina l'otcone, grazie Lorenza. Ciao. Grazie mille.